Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Nel video di oggi voglio aiutarti a scoprire il tuo animale guida, il tuo totem, insomma, perché penso che ti sia utile per conoscerti meglio, per sfruttare le sue caratteristiche in ambito magico, ovviamente rendendogli poi grazie, e per sentirti meno solo sapendo di avere una guida che ti sarà sempre fedele e che ti accompagnerà per il resto della tua vita. Sei curioso? Vediamo un po' come scoprire il tuo animale totem. Per prima cosa potresti iniziare a fare attenzione ai vari segni che ti capitano durante la giornata. Magari ti può capitare di vedere in un film dei pinguini, quando esci magari e vedi una pubblicità dei pinguini, o ti arriva un messaggio da parte del WWF che ti dice aiutaci a salvare i pinguini, o magari potresti iniziare ad analizzarti, quindi concentrarti su te stesso, quindi quando c'è della calma in casa o in balcone o in terrazzo, se sei fortunato anche in un bosco. Medita, prenditi del tempo per te stesso e cerca di capire se c'è un animale che ami particolarmente, se c'è un animale con cui ti senti inspiegabilmente legato o attratto. Prova a pensare se c'è un animale di questo tipo. Oppure potresti anche fare un piccolo incantesimo per facilitare leggermente la scoperta di questo tuo animale totem. Io personalmente, per essere sicura, ho provato a farne uno ed è molto semplice e, con mio sommo stupore, ha funzionato praticamente quasi subito, o forse subito. Semplicemente di sera rilassati, magari ti fai una bella tisana rilassante, una camomilla, magari metti della lavanda sul cuscino, giusto una goccia dell'olio essenziale di lavanda per conciliare il sonno. Poi rilassati, fai dei respiri profondi, sdraiati, mettiti a letto, ovviamente ringrazia del fatto che questo animale guida possa giungerti in sogno o comunque possa giungerti con altri segni durante la giornata, quindi magari di mio animale guida ti do il benvenuto in sogno, ti ringrazio tanto per quello che fai e farai e sono pronto ad accoglierti. Immaginati, visualizzati mentre sei felice e grato di poter incontrare questo tuo totem, spirito guida, magari mentre lo accarezzi, mentre passate del tempo insieme. E poi alla mattina dopo cerca di ricordare quello che hai sognato, se per caso ti sembra di aver scorto un'immagine di un animale e cosa stava facendo quell'animale durante il sogno, se ti stava accanto magari facendoti le fusa o se ti ringhiava, insomma se ti stava accanto e se faceva qualcosa di positivo o di negativo. Nel caso in cui non dovessi sognare subito, come è successo a me, il tuo animale guida, perché magari ci richiede un po' di tempo, perché comunque sono spiriti che vengono fuori soltanto quando si sentono sicuri di essere ben accolti e non avere soprattutto dei pregiudizi. Magari ti aspetti come spirito animale un lupo, perché siamo stati indottrinati a pensare che la maggior parte degli spiriti guida siano dei lupi, però potrebbe anche capitarti, che ne so, una formica, un tasso e quant'altro. Tu non farti pregiudizi, accogli qualsiasi tipo di animale che ti si presenterà in sogno e non avere fretta, magari ti ci vorranno una notte in più o due notti in più, però comunque ti consiglio anche di provare sia il sogno e magari stare anche attento durante la giornata ai vari segni che ti capitano, perché magari tu ti aspetti il sogno ma magari ti sta inviando dei segnali nel corso della giornata e neanche te ne accorgi.
Quindi secondo me il consiglio migliore è quello di fare entrambe le cose, così da essere sicuro. Perché se sei come me, che sei un po' scettico e che vorresti tutte le cose che ti si palesino davanti, è meglio tenere gli occhi aperti e fare tutte e due le cose. E fidati che potrebbe sorprenderti. Perché ho detto di tenere a mente se si comporta in modo positivo o in modo negativo? Perché potrebbe anche esserci che magari ti sogni due animali e pensi che siano entrambi i tuoi totem, ma se un animale si comporta in modo negativo nei tuoi confronti, come per esempio ringhia o cerca di attaccarti, è possibile che non sia il tuo animale il totem, ma che sia soltanto una manifestazione di qualcosa che tu devi affrontare o comunque cercare di sistemare. Mentre se l'altro animale si comporta in modo positivo, significa che comunque è il tuo animale totem e che ti aiuterà ad affrontare il problema che magari hai sognato, che viene raffigurato con l'altro totem che tenta di aggredirti. Una volta trovato il tuo animale totem, le sue caratteristiche potrebbero essere affini ad alcune che hai anche tu, o comunque potrebbero essere aspetti che tu non hai e che magari ti possono servire nel corso della tua vita, e quindi potresti imparare a utilizzarle o imparare a far tue queste caratteristiche in cui sei carente. Adesso ti mostrerò le caratteristiche di alcuni animali guida. L'aquila rappresenta la forza divina e la rapidità. Essa rappresenta anche la saggezza e la capacità di vedere ciò che è nascosto. Quindi magari se hai come animale totem l'aquila, potresti essere una persona che riesce a cogliere magari gli inganni o magari quando una persona ti nasconde qualcosa, e anche una persona che riesce con facilità a mettersi in contatto con il sé interiore e quindi essere anche una persona introspettiva, perché infatti l'aquila rappresenta un collegamento con il sé interiore. Il secondo animale guida che ti mostrerò è il cane. Esso rappresenta appunto la fedeltà e la protezione, e anche la lealtà e l'affidabilità. E quindi se hai come animale totem il cane, potresti incarnare queste caratteristiche di fedeltà e di lealtà e di affidabilità. Esso ti può aiutare a sopportare le ingiustizie e ad essere più compassionevoli verso te stesso e anche verso gli altri, perché il cane tende a tornare da proprio padrone anche quando viene trattato male, e quindi è compassionevole verso il proprio padrone. Il cavallo è simbolo di forza e di libertà e rappresenta la crescita personale, quindi magari sei come animale totem il cavallo, sei alla ricerca della libertà, o magari tendi ad essere una persona che sente il bisogno di essere libera e non avere troppi vincoli, può aiutarti ad imparare ad assumerti le tue responsabilità, e rappresenta quindi anche la saggezza. Il cervo rappresenta l'amicizia, esso rincarna l'amore incondizionato e può aiutare ad accettarsi e ad accettare gli altri per come si o per come sono. Aiuta a non farsi influenzare dagli altri e ad essere cordiali. Quindi magari se hai come animale totem il cervo, può significare che sei una persona che tiene molto all'amicizia, tenga molto all'amore, una persona anche cordiale che riesce ad accettare le persone per come sono. La civetta è simbolo di saggezza e veggenza e ti permette di percepire i segreti. Quindi magari se hai come animale totem la civetta, potresti essere una persona a cui è difficile mantenere i segreti. Insomma, se hai come animale totem la civetta, non ti sfugge nulla. Il coniglio rappresenta la paura e l'intuizione. Il coniglio ti suggerisce di imparare
a non avere più timore e di affrontare le tue paure, e rappresenta anche la prosperità e la realizzazione. Quindi probabilmente ti invita a non aver paura e di vivere appieno, così che tu potrai ottenere la realizzazione che cerchi. Il settimo animale totem è il delfino. Esso rappresenta una guida verso le difficoltà della vita che riesce a fartele affrontare con serenità e ti invita a farti seguire dall'intuito per essere liberi dai pesi della vita. Quindi magari sei come animale totem il delfino, riesci a superare le difficoltà della vita con serenità e magari ti invita anche a liberarti dei pesi che puoi incontrare nella vita. Il falco ti aiuta ad aprire la mente e analizzare a fondo ciò che ti capita nella vita e a godere dei suoi doni. Quindi sei come animale totem il falco, potresti essere una persona dalla mente aperta a cui piace analizzare gli aspetti della vita, ciò che gli capita, e anche a godere dei doni che ti offre la vita. Il non animale totem è la lince. Esso rappresenta l'amore per l'introspezione. Ti invita a conoscere te stesso. Magari sei come animale totem la lince, sei una persona che conosce profondamente se stesso, ma le altre persone non ti conoscono appieno e a tutto tondo. E dato che ti conosci così tanto, ti permette di riconoscere gli inganni. Il lupo rappresenta la forza, la consapevolezza. È un animale estremamente legato alla famiglia, ma nonostante tutto non rinuncia mai alla propria libertà. E rappresenta anche la fedeltà. Quindi se hai come animale totem il lupo, potrebbe significare che sei una persona consapevole, che sei una persona molto legata alla tua famiglia, ma nonostante tutto desideri comunque sentirti libero, sei sempre alla ricerca della libertà e sei anche una persona fedele. L'undicesimo animale totem è l'orso. L'orso rappresenta la forza, la resistenza, la rinascita e la risoluzione delle dispute e all'introspezione. Quindi magari sei come animale totem l'orso, significa che sei una persona forte e resistente e che riesci a risolvere le situazioni e i problemi che ti capitano nella vita. E sei anche una persona introspettiva. Il puma rappresenta l'empatia e ti aiuta a non farti manipolare dagli altri e a renderti responsabile. Sei una persona empatica che è difficile manipolare e sei anche una persona responsabile. Lo scoiattolo rappresenta la curiosità, il miglioramento, l'uso intelligente dell'energia e la capacità di adattamento. Quindi magari sei come animale totem lo scoiattolo, sei una persona vivace, curiosa e che gli riesce facile adattarsi ai cambiamenti, e sei una persona che ricerca spesso il cambiamento e che comunque riesce a gestire bene le proprie energie in modo intelligente. L'ultimo animale totem che ti propongo è la volpe. La volpe rappresenta l'astuzia, l'adattamento, l'intuito e ti aiuta ad affrontare le situazioni complicate e ad osservare senza farsi notare. Se hai come animale totem la volpe, potresti essere una persona astuta che riesce ad adattarsi facilmente ai cambiamenti, che segue il suo intuito e che riesce ad affrontare nel modo giusto le situazioni complicate della vita. Come ti ho detto prima, certe caratteristiche magari non le senti tue e magari il tuo spirito guida è lì per aiutarti a farti credere in queste caratteristiche e quindi a farle tue. Potresti anche avere due animali guida, non è detto che tu ne debba avere soltanto uno, e in ambito magico potresti chiamare uno spirito guida basandoti sulle sue caratteristiche e quindi invocare lo spirito guida che ritieni più opportuno per affrontare una certa situazione o per risolvere una certa situazione o per farti donare la sua caratteristica di cui tu sei carente,
così da poter affrontare quella situazione nel miglior modo possibile. Ma come chiamare uno spirito guida nel caso in cui tu ne avessi bisogno per aiutarti in una certa questione? Io ti suggerisco semplicemente di rilassarti, metterti comodo, magari accendi una candela o un incenso, così per avere l'atmosfera giusta per concentrarti ed essere più calmo. E poi potresti semplicemente dire: animale guida, nome dell'animale, ti prego vieni qui in mio aiuto, donami caratteristica che ti serve così che io possa affrontare situazioni in cui hai bisogno che ti aiuti nel miglior modo possibile. Ti ringrazio tanto per l'aiuto che mi darai. Visualizza con gratitudine l'animale guida di cui hai bisogno, avverti che lui ti aiuterà nel miglior modo possibile e poi semplicemente lo congedi dicendogli appunto grazie per l'aiuto che mi darai, grazie per seguirmi ed essere con me, e poi semplicemente lo onori magari stampandoti una fotografia dell'animale guida da portare con te per farti ricordare della sua vicinanza nel momento in cui ne hai bisogno, o magari potresti essere solidale e fare una donazione col WWF per salvaguardare l'animale in questione. Insomma, io ti suggerisco di essere creativo e che il ringraziamento venga dal cuore più che essere così devo fare questo per ringraziarlo. L'importante è che venga dal cuore e che sia sentito. E ti ricordo sempre di credere fermamente in ciò che fai. In questo caso ti consiglio anche di fare un cerchio magico prima di invocare lo spirito guida, perché essendo spirito non sai mai che energie possono entrarti in contatto. Dato che non voglio entrare nel dettaglio adesso, perché sennò uscire fuori tema, potresti per esempio fare un cerchio di sole pietre che hai purificato e va benissimo anche quello, oppure per esempio accendere delle candele intorno a te, dato se vuoi creare l'atmosfera puoi giusto crearla accendendo le candele intorno a te, così da unire le due cose. E questo è quanto c'è da sapere sugli animali totem. Spero di essere stata chiara e spero che questo video ti possa essere utile. Fammi sapere in caso in cui non ti fosse stato chiaro qualcosa, se hai bisogno di qualche spiegazione in più, dettagli in più, fammelo sapere nel commento sotto. Mi raccomando, non dire in giro qual è il tuo animale guida, perché lui non appartiene a te e lui è soltanto lì per guidarti, per proteggerti e per indirizzarti nella giusta via. Non ti dirò fammi sapere qual è il tuo animale guida, dato che non è una cosa carina da fare. Fammi sapere se vuoi che approfondisco qualche altro argomento, ti invito a iscriverlo qua sotto così che io posso lavorarci su e quindi realizzare un video apposta per te. E inoltre ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e soprattutto esoterismo. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!